Ciao ragazzi, allora l'argomento che vi voglio trattare oggi, per chi mi segue da molti mesi potrebbe sembrare un po' ripetitivo, però specialmente per quelle persone che mi seguono da meno tempo e magari non si sono visti tutti i miei filmati in passato, vorrei puntualizzare un po'. Dov'è che il cane da guardia anti-intrusione è il sistema più infallibile in assoluto? Allora, molti continuano sempre a polemizzare sul fatto che i cani possono essere annientati facilmente, che i cani possono essere uccisi, eccetera, però su quello basta che voi vi facciate, come ho già detto altre volte, un giro sulle tutte le informazioni presenti su Google. Voi vedrete che quei pochi incidenti che sono accaduti, ammesso che siano accaduti e che non sia una mezza invenzione dei giornalisti, sono in percentuale così bassa rispetto a tutti i cani da guardia che ci sono. E tutte le volte che invece i cani hanno evitato sia furti che rapine, che anche noi considerassimo che accade una volta ogni 100, l'1% sarebbe pur sempre una percentuale così bassa da considerare il lavoro, l'efficacia del cane da guardia assolutamente superiore a tutti gli altri sistemi di sicurezza esistenti al mondo. Però quello che io vi vorrei puntualizzare nei dettagli è dove il cane da guardia anti-intrusione non può essere sostituibile e dove il cane da guardia anti-intrusione è superiore a tutti gli altri sistemi di sicurezza. Allora guardate, molti sono convinti che il lavoro del cane da guardia sia quello di mordere la persona che entra. Ma ricordatevi che il lavoro che deve fare il cane da guardia anti-intrusione è quello di sorvegliare H24 l'area che voi gli affidate e fare sì che la persona cambi già idea nel momento che stava pianificando la rapina o il furto di agire nei confronti della vostra casa e della vostra famiglia. Quindi avere solo cani che abbaiano e che anche l'interlocutore malintenzionato lo capisca che quel cane non è in grado di fare altro che abbaiare non serve, perché solo l'abbaio non demotiva tutte le persone ad entrare in quella proprietà, ma avere dei cani che dall'altra parte della recinzione si dimostrino altamente minacciosi e si facciano vedere molto attaccati alla proprietà abbassa quasi al 100%, ma per adesso, per le mie esperienze, è stato il 100%, l'intenzione di agire nei confronti di quella proprietà e di quella famiglia. Quindi ricordatevi sempre, non esiste sistema migliore come deterrente che possa superare il lavoro che fa, sia per l'udito, sia per l'olfatto, sia per l'operatività, sia proprio per l'istinto che ha il cane, se ce l'ha nell'istinto di proteggere la sua proprietà, ecco, non è paragonabile a qualsiasi altro sistema di sicurezza. Ecco, volevo solo chiarirvi questi concetti perché continuo sempre a vedere degli esempi nei commenti che citate cosa succederebbe al cane se. Ma guardate che il cane, anche laggiù dove protegge il gregge e si deve opporre alle predizioni dei lupi, ma non si parla mai di scontri fra cani e lupi. Negli scontri fra cani e lupi periscono sempre i cani, eppure questo sistema ha 12.000 anni, laggiù dove i pastori non si organizzano in modo sapiente con un buon branco di cani, perdono tutti i capi a causa dei predatori. Laggiù invece dove si organizzano per far questo, continuano a pascolare in montagna, continuano a portare gli animali all'esterno e non subire manco una perdita per il lavoro di prevenzione che sanno fare questi cani. La stessa cosa è il lavoro di prevenzione che può fare il vostro cane da guardia. Poi, come ultimo, vi voglio dire, quasi più nessuno ha paura del furto che può subire quando lui non è in casa, perché si tratta solo di cose materiali, si tratta di danni, che anche in quel caso i cani sono molto efficaci. Ma quello che le persone oggi hanno paura, perché la nostra triste realtà è di vedere i propri familiari in balia dei delinquenti e non solo subire delle perdite materiali, ma poter subire determinate violenze che diventano poi l'ossessione di tutta la famiglia e la motivazione di abbandonare magari quella casa che è stata acquistata, che è stata ristrutturata, che è stata fatta come piaceva a tutti con grandi sacrifici.
Ok, spero di essere stato chiaro. Postate questo mio filmato a chi continua a mettere in dubbio l'utilità di questi cani, perché è importante capire dove il cane da guardia antintrusione è infallibile ed è assolutamente superiore a tutti gli altri sistemi di sicurezza. Vi ringrazio tanto per avermi ascoltato fino a questo punto, vi do l'appuntamento per domani e vi auguro buona giornata. Ciao ragazzi, a presto!